Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nel confronto fra HTC U11 e OnePlus 5T. È il confronto che più avete chiesto nel nostro gruppo privato, quello di Smart World Family, e quindi eccolo qui pronto per voi. Si tratta di due smartphone top di gamma, usciti a fine 2017, anche se HTC 11 Plus si è un po' accavallato con l'inizio del 2018. Andiamo a vedere come sono stati costruiti, perché hanno design e qualità materiali costruttivi decisamente diverse. Tra l'altro questo è pieno di impronte, ma non l'ho voluto pulire come invece avevo fatto una recensione, in modo da darvi un po' anche un'idea di come si possa un po' riempire di impronte. Si riempie di impronte perché è realizzato in vetro, questa versione translucent veramente bellissima, in cui si... non so se lo notate anche qua su e qui sotto la fotocamera, si intravedono un po' i componenti sotto la scocca, come questo arancione che non è stampato sopra ma è il grosso, vistoso, probabilmente volutamente vistoso chip NFC, mentre invece abbiamo una scocca metallica opaca per OnePlus 5T, devo dire molto 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 elegante, molto raffinato. Ovviamente uno spessore un pochino più alto sulla fotocamera del OnePlus 5T, ci tengo a farlo notare. Per quanto riguarda l'ergonomia, anche OnePlus 5T rispetto al suo predecessore OnePlus 5 è un po' peggiorato, però mi sento comunque di preferirlo rispetto al HTC 11 Plus, perché onestamente, ops, qui non riesce a vedere la mia faccia, non ho impostato il lettore di impronte, non riesce a vederla perché c'è la videocamera davanti. In termini di ergonomia trovo comunque un pochino più comodo OnePlus 5T, che tra le altre cose, come vedete, ha un display della stessa dimensione ma è decisamente più compatto come smartphone, li metto un pochino più nel mezzo. Dimensioni: 158,6, 158,5, 156,1, 74,9, 75, 8,5, 7,3 mm spessore, decisamente più sottile ma anche decisamente più leggero, sono 162 grammi contro 188 grammi di peso. Tra le altre cose, in termini di qualità costruttiva, intanto vi faccio vedere, no, prima di parlare di altre cose, vi faccio vedere come sono sul profilo: tasto di accensione zigrinato e bilanciere del volume sul HTC. Sopra abbiamo totalmente pulito per OnePlus, invece abbiamo un microfono e il carrellino della doppia SIM sull'HTC. Sull'altro lato invece abbiamo totalmente pulito HTC, bilanciere del volume, switch fisico della suoneria sul OnePlus. Sotto le sorprese più grandi, entrambi hanno una porta Type-C, entrambi lo speaker, entrambi il microfono, ma il jack audio ce l'ha soltanto OnePlus 5T, quindi lo sblocco di nuovo con il pin. Forse era meglio a questo punto se avessi impostato il lettore di impronte digitali. Parlando invece di batterie, abbiamo una differenza abbastanza importante in termini di milliampereora. Ovviamente se c'è una differenza di spessore e peso un motivo ci sarà: 3930-3300 milliampereora. OnePlus 5T è dotato di Dust Charge, che è il sistema di ricarica più veloce al momento in circolazione. Diciamo che io ho sempre elogiato molto OnePlus 5T per la sua batteria, perché non tanto perché abbia una carica infinita, ma per l'amperaggio spesso più basso rispetto alla concorrenza, si riescono comunque a ottenere dei risultati decisamente buoni. Non arriva ai risultati da HTC 11 Plus, questo va assolutamente detto, visto che l'autonomia di HTC 11 Plus, questi Plus un pochino mi confondono, è superiore rispetto a quella del 5T. Non voglio dare un vero pareggio, ma devo dire apprezzo il fatto di tutto quello che dell'autonomia veramente importante che si riesce ad avere con un OnePlus 5T e con questi soli, tra virgolette, delle virgolette che sto facendo con le mani e non potete vedere, soli 3300 mAh. In più Dash Charge, che secondo me è sempre un punto da ricordare a favore, abbastanza importante. Display, entrambi 6 pollici ma risoluzioni diverse: Quad HD Plus 2880x1440, 2160x1080 pixel. Risoluzione più alta sull'HTC, anche se va proprio detto, onestamente non è che si noti granché, e l'assenza di possibilità di sfruttarlo con un visore di realtà virtuale un pochino ne vanifica il senso. Super LCD 6, Optic AMOLED, la differenza più grande è in termini di luminosità. Lo vedete, sono entrambi impostati senza l'adattamento automatico della luminosità, entrambi impostati a un valore sostanzialmente simile, ma la differenza di luminosità è abbastanza palese. Diciamo che è un po' il tallone d'Achille la luminosità massima di
questo HTC 11 Plus rispetto ad altri concorrenti, soprattutto rispetto ai concorrenti OLED che state vedendo sempre più spesso in quest'ultimo periodo. Vi parlo di fotocamere. Abbiamo intanto un sistema a singola camera, un sistema a doppia fotocamera, 12 megapixel f1.7 stabilizzati otticamente, 16 megapixel più 20 megapixel, entrambi f1.7 senza stabilizzazione ottica dell'immagine. In questo caso la doppia camera serve a scattare foto migliori con poca luce. Comunque, onestamente, qui con una singola fotocamera si riesce a fare dei risultati spesso anche migliori di questa fotocamera. Perché? Perché la stabilizzazione ottica dell'immagine. Viene da chiedersi se OnePlus, nel seguire la moda della doppia fotocamera, non avesse potuto risparmiare soldi dalla seconda fotocamera, levarla e mettere uno stabilizzatore ottico nella prima. Secondo me non l'ha fatto un po' per orgoglio, ma dimostra la fotocamera di HTC 11 che in tal senso probabilmente è migliore. Quello che però questo telefono può fare, l'HTC non può fare, è la modalità ritratto. Tra l'altro HTC con quest'ultima variante la fa anche particolarmente bene. Sulla fotocamera comunque, come qualità in senso assoluto, il vincitore per me è HTC 11 Plus, non di un'esagerazione. Anche OnePlus 5T fa delle buone foto per essere un top di gamma del 2017, semplicemente quelle di HTC 11 Plus spesso sono migliori, soprattutto quelle con luce più bassa, perché l'ottima luce ormai tutti la gestiscono abbastanza bene. In più HTC ha l'audio in alta risoluzione oppure quello a 360 gradi con possibilità di fare lo zoom. Fotocamera frontale 8 megapixel f2.7, 16 megapixel f2.0. Parliamo invece di connettività, e per farlo intanto avviamo i benchmark dei due dispositivi. Connettività LTE 800 e LTE 600 megabit per secondo, entrambi dual SIM, entrambi Bluetooth 5.0, entrambi con Snapdragon 835, ma questo con 6 GB di RAM, questo almeno nella variante nostra, che poi è quella che prendiamo sempre in considerazione quando prendiamo OnePlus 5T, è quella con 8 GB di RAM. Entrambi con 128 GB di memoria interna, ma la memoria interna del HTC 11 Plus è anche espandibile. Il benchmark è terminato, vedete risultati molto simili, devo dire, nonostante leggermente a favore di HTC 11 Plus, che ha sempre questo piccolo errore sulla UX, che però comunque gli fa fare qualche punticino in più rispetto a OnePlus 5T. E dopo questo test, il test successivo che facciamo sempre è quello dell'apertura delle applicazioni e delle capacità, della capacità di tenerla in memoria.
test terminato e il risultato sostanzialmente identico. Quindi due smartphone che aprono l'app, le app in modo veramente fulmineo, due smartphone che tengono tutte le app in memoria grazie ai loro 6 e rispettivamente 8 giga di RAM. Iniziamo a parlare di software. Devo dire che sono due smartphone basati su esperienze semi-stock, se così vogliamo dire. Android 8.0 aggiornato con le patch di dicembre, Android 7.1.1 aggiornato con le patch di novembre. Ci siamo quasi, finalmente Oreo sul 5T sta quasi per arrivare. Effettivamente dobbiamo dire che non fa moltissimo onore a OnePlus questa attesa per Oreo, visto che il firmware è abbastanza appunto stock, se così vogliamo dire. E parlando di software, le cose più interessanti sono, secondo me, la modalità lettura su questo smartphone, che lo trasforma sostanzialmente in bianco e nero. Sto ancora aspettando che la concorrenza rubi questa fantastica idea a OnePlus. Abbiamo shelf, ovvero qua di lato contatti rapidi, app rapide, eccetera eccetera. Abbiamo lo sblocco facciale, che tra l'altro funziona abbastanza bene. Da quest'altra parte abbiamo Blink Feed, non tanto per app e contatti ma per notizie e social. Abbiamo la barra di navigazione qua sotto scorrevole, abbiamo l'Edge Launcher, tra l'altro personalizzabile, con la possibilità di fargli fare cose diverse quando stringiamo lo smartphone, anche in base all'applicazione dentro cui siamo. Per esempio in questo caso con la pressione prolungata avevo messo Google Assistant. E poi abbiamo anche l'applicazione dei temi. In termini di hardware invece, qui abbiamo l'audio stereo sotto e sopra. Il volume, l'ho detto più volte, non è il più alto in assoluto, ma ha una qualità veramente molto molto buona. Abbiamo poi la funzionalità di squeeze che vi ho appena fatto vedere, mentre invece su OnePlus 5T abbiamo lo switch fisico qui sul lato per passare da suoneria a modalità non disturbare a modalità silenzioso, e poi qua sotto abbiamo invece il jack audio da 3,5, quindi ci sono ovviamente delle differenze abbastanza importanti. Una cosa interessante secondo me è dire anche che nella confezione di OnePlus c'è il dust charger, ma nella confezione HTC 11 Plus c'è una coverina non utilissima, ma almeno c'è, in plastica per proteggere lo smartphone, e ci sono anche le cuffie U-Sonic che da sole sono comunque molto interessanti. Prezzi finali 599, 559 almeno nella versione da 8 giga di RAM, due smartphone che sostanzialmente non scendono di prezzo, visto che si trovano praticamente solo sullo store di HTC e sullo store di OnePlus. C'è da dire che HTC giustifica il prezzo più alto con una fotocamera migliore, con l'espansione di memoria, con la funzionalità squeeze, con più batteria, con l'impermeabilità, con una risoluzione più alta del display. Sono tutte cose tante insieme che però, diciamo, nel complesso non stravolgono l'esperienza d'uso, e quindi diciamo che anche con un utilizzo diciamo abbastanza generico non si riesce a notare la differenza rispetto a OnePlus 5T, che si difende con l'essere più leggero, più sottile, uno schermo più luminoso, una fotocamera frontale a risoluzione più alta, più RAM, il jack audio, lo switch fisico, quindi insomma tutte delle differenze che non fanno pesare poi così tanto le differenze in positivo di HTC 11 Plus. Per me quindi questa è una specie di pareggio, perché utilizzando i loro prezzi come metro di paragone, tutte e due offrono molto, se vogliamo, a un prezzo un pochino più basso per quanto riguarda HTC, abbastanza più basso per quanto riguarda OnePlus, ad altri top di gamma più blasonati. Ricordatevi di andare sul nostro sito androidworld.it, dove trovate foto scattate dai due smartphone per farvi un'idea migliore quando andiamo a parlare di fotocamera. Per questo confronto è davvero tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.